Live Social. Bentornati amici di Live Social, non ci stanchiamo mai di tenervi compagnia dal nostro salotto fatto di storie e ospiti sempre nuovi. Ecco, questa sera parliamo di eccellenza sulla tavola e lo facciamo con il titolare di un'azienda che si chiama La Crocetta. Do il benvenuto ad Alberto Leotti. Benvenuto. Salve, buongiorno. Buongiorno. Ecco Alberto, io intanto inizierei raccontando un po' la vostra storia. Sì, l'azienda è un'azienda di famiglia che sta qua da circa 200-300 anni. Poi nostra madre ci ha fatto crescere a tutti un po' in città, insomma a Roma. Io sono nato e cresciuto a Roma e poi ho fatto un percorso totalmente diverso da quello che poteva essere appunto quello agricolo, nel senso che ho studiato per fare cinema e ho fatto cinema per circa 25 anni e niente, poi invece 3-4 anni fa ho deciso di tornare qua in campagna e di iniziare a occuparmi dell'azienda e in particolare abbiamo diciamo incrementato e raffinato la produzione di olio di oliva, perché secondo me qua le caratteristiche del territorio e l'opportunità che c'erano nel campo dell'olio erano, cioè, insomma, ci vedono delle opportunità più concrete che magari in altri settori. Certo, tra l'altro io so che insomma voi producete un olio davvero d'eccellenza, tant'è che insomma siete anche stati riconosciuti come prodotto d'eccellenza. So che vi appoggiate un consorzio che si chiama Terre di Siena. Sì, sono ormai sì, 3 anni che facciamo certificare il nostro olio dalla DOP Terre di Siena, di cui poi quest'anno sono diventato anche vicepresidente. Caspita, è una bella soddisfazione direi. Sì, stiamo soprattutto con il presidente, stiamo cercando un po' di comunicare che è quello che manca a questo tipo di consorzi spesso, non agli addetti ai lavori ma soprattutto al consumatore. Questo è una cosa che ci siamo prefissi di raccontare al consumatore, la differenza che c'è tra un normalissimo extravergine d'oliva e un olio DOP. Diciamo che il nostro disciplinare è molto ristretto e insomma è un disciplinare molto concreto, nel senso che l'olio che si produce per la DOP, le olive devono venire assolutamente da un determinato territorio e non può essere altrimenti. In questo caso sono circa 23 comuni che aderiscono a questa DOP. Ecco, poi questo è un territorio. Potremmo ora tempo parlarne anche un anno, insomma. Ecco, certo, tra l'altro il vostro è un territorio che è tradizionalmente vocato alla produzione di olio d'eccellenza, quindi diciamo che insomma il vostro prodotto rappresenta bene anche il territorio. Ma io mi sento di ricordare che intanto l'olio è forse la perla della nostra cucina mediterranea e nel vostro caso, essendo un prodotto d'eccellenza, possiamo dire che è anche un'ottima mano per la salute, perché questi sono prodotti alimentari, quindi impattano sulla nostra salute. Beh sì, assolutamente, anche fortunatamente ora anche qualche chef stellato, oltre che di andare solo in televisione, inizia a occuparsi anche della salute, nel senso che vedo sempre più articoli che appunto associano l'alta cucina con la buona salute e l'olio è sempre diciamo è quello che poi lega tutti gli elementi della, esatto. gli alimenti e che magari in determinate occasioni riesce anche a tirare fuori delle sostanze dagli alimenti che se uno li mangiasse in assenza di olio non verrebbero assorbiti, ecco. Assolutamente. Non sono proprio uno scienziato. No, beh, certo, ma è ovvio. Ma possiamo lasciare anche delle pagine social o un sito per permettere agli ascoltatori di portare un po' di prodotto a casa? Assolutamente. Il sito si chiama come l'olio, è www.olionebbio.it e lo stesso si
chiama la pagina Facebook e lo stesso la pagina Instagram, insomma sempre con olio nebbio qualcosa vi troviamo, ecco. Intanto io a questo punto posso solo ringraziarvi per essere stati con noi, per averci portato tutta questa eccellenza ai nostri microfoni e vi auguro con un ottimo risultato ci provate. Beh, grazie mille. Però ci proviamo. Grazie a voi. A presto, buon lavoro. Grazie, arrivederci. E mi raccomando, voi non scappate perché la Live Social non si ferma, siamo sempre qui con voi. Live Social.